Arrabbiata? No, veramente solo, ho appena finito di piangere. È vero. Certo. Sono tra l'avvilito e l'arrabbiato, che è diverso. Io ieri alle 5 ho dovuto prendere una decisione perché non avevamo notizia di niente. Quindi, dato che, voglio dire, si deve organizzare la vita del personale, si deve organizzare la struttura, si deve decidere se comprare delle forniture o non comprarle. Quindi alle 5 non si sapeva niente. Per noi è prevista la chiusura alle 18, a che ora io avrei dovuto decidere che cosa fare? E quindi ho scelto di chiudere. Cioè, noi abbiamo tre dipendenti che hanno avuto figli, sono nati bambini. Dimmi, come mangiano? È chiaro, come mangiano? Allora tu massacri me, ma venitemi a ammazzare, non è un problema, ma non mi massacra, non massa cioè renditi conto di qual è il tessuto sociale, la realtà sociale. E poi oggi è intollerabile sentire Conte che dopo la presa in giro dell'aiuto che avrebbe dato e noi stiamo vivendo la realtà, ancora dice di fare sacrifici. Ti viene spontaneo dire scusate, ma perché non li iniziate a fare voi i sacrifici? Iniziateli a fare anche voi i sacrifici, perché questo è un'emergenza nazionale e mondiale, non è l'emergenza mia ristorativa.